Ciao a tutti ragazzi, tutorial veloce veloce su come visualizzare le coordinate GPS sulla Radiomaster TX16S oppure sulla Eacine TX16S. Allora, piccolo presupposto, ovviamente dobbiamo aver configurato bene il GPS sul nostro drone. Una volta che abbiamo configurato bene il GPS, vediamo l'icona GPS su Betaflight. Ho già fatto il tutorial e il test di come installare il GPS che vi ricordo nella descrizione. Potremo andare a visualizzare tramite un widget le coordinate del GPS sulla nostra radio, molto utile anche per il digitale dove non riusciamo a vedere le coordinate del GPS e possiamo memorizzarle sul nostro radiocomando. In pratica, se si stacca la batteria o comunque il drone casca, le ultime coordinate della posizione registrata verranno appunto visualizzate sullo schermo. Detto questo, andiamo ad accendere la nostra radio. Ok, allora sulla TX16S Radiomaster cambieranno leggermente i pulsanti, però la procedura è identica, mentre se avete una Eacine TX16S la procedura è proprio così. Allora, intanto prendiamo la nostra batteria Lion, che questa la dobbiamo andare a provare. Allora, la cosa che dobbiamo fare è posizionarci nel menu del modello. Allora, teniamo premuto questo e ci dobbiamo spostare nell'ultima pagina della telemetria. Allora, adesso sposto un attimo il drone e metto al centro la radio. Allora, spostiamoci nell'ultima pagina, allora l'ultima, che è quella dove c'è la telemetria e i vari sensori. Allora, intanto colleghiamo la batteria al drone, così andiamo ad accendere il GPS. Ok, perfetto. Allora, posizioniamoci sotto. Adesso, come potete vedere, io il GPS lo rileva già, però se non doveste vedere la voce GPS come stiamo vedendo qui, dovrete cliccare su Discover New Sensor. Voi fate così e lui in automatico andrà a rilevare tutti i vari sensori, comunque tutti i vari dispositivi che appunto sono accesi. Una volta che abbiamo rilevato il GPS, come in questo caso, possiamo stoppare la ricerca dei vari sensori. Ok, torniamo indietro. Perfetto. Allora, come potete vedere qui, da nero è diventato bianco perché ha riconosciuto il GPS, e adesso andiamo a vedere come aggiungere il widget del GPS. Spengo un attimo il drone, tolgo la batteria perché sennò l'HDX si scalda e appunto rischiamo di rovinare la VTX. Allora, quello che dobbiamo andare a fare sulla nostra radio, ok, dobbiamo tenere premuto il pulsante tele. Ok. In questo modo entriamo nella schermata dei widget. Allora, io tengo quella standard di default che appunto ci dà Radiomaster e anche Eacine, e con la rotellina andiamo su Setup Widget. Ok, come possiamo vedere, in base ai widget possiamo metterne 3, 1, 4 in base allo schema che abbiamo deciso. Possiamo posizionarci nel riquadro che ci interessa. Adesso io mi sposto sul GPS. Andiamo a selezionare il widget e noi, spostandoci a sinistra e a destra, potremo andare a selezionare i vari widget. Quello che ci interessa è questo qui, che ci segnala con RUD, che è il canale di default, e poi il valore. Lo clicchiamo e lui ci andrà a decidere la sorgente. Allora, noi clicchiamo sopra la sorgente e poi andiamoci a cercare verso la fine la voce GPS. Andiamo avanti. Allora, è verso la fine. Ok, eccoci qua, forse dovrebbe essere qua, dai, eccolo qui. Allora, GPS, clicchiamo su GPS e exit. Ok, in pratica adesso abbiamo installato il nostro widget, anzi torniamo nella schermata principale, e come potete vedere, quando il GPS non è attivo, appunto i valori sono in nero. Andiamo a ricollegare la LiPo, così vi faccio vedere in tempo reale che funziona. Una volta che, ecco, guardate qua, fulminio, è stato rilevato il GPS, le lettere diventano bianche. Allora, ovviamente adesso qui siamo in casa e non riesce a prendere i satelliti. Una volta che si prenderanno i satelliti, qui verranno visualizzate le coordinate. Se per caso si stacca la batteria, il drone casca o comunque la batteria è scarica, noi stacchiamo così, sullo schermo verranno sovraimposte le ultime coordinate, quindi noi potremo andare a
in linea teorica recuperare il nostro drone. Come potete vedere, qui è ritornato nero, nello stesso momento che appunto è sparito anche il segnale della ricevente. Detto questo, ragazzi, il tutorial è alla fine. A mio avviso è un ottimo modo appunto per visualizzare le coordinate. Potete vedere che è molto semplice la guida e può ritornare utile anche per chi vola in digitale. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao! Ok ragazzi, visto che qualcuno sicuramente mi chiederà di fare il tutorial anche sulla Radio Master, provvediamo a fare anche il tutorial sulla Radio Master. Allora, questo ancora lo devo configurare, quindi potrebbe essere anche un esempio ancora migliore. Allora, entriamo dentro al menu del modello e posizioniamoci sull'ultima tab, come abbiamo fatto anche nella EACINE. Ok, allora qui posizioniamoci su cerca nuovi sensori. Allora, prima colleghiamo ovviamente la batteria al drone. Perfetto. Ok, collegata la batteria. Allora, cerca nuovi sensori, perfetto. Allora, aspettiamo che venga rilevato il GPS, vediamo, eccolo qua ragazzi, GPS rilevato e quindi possiamo fare stop. Ferma ricerca, ok, torniamo indietro. Allora, intanto stacchiamo la batteria per non riscaldare la VTX. Allora, diciamo che in realtà i pulsanti sono identici e niente, andiamo nella schermata widget. Come abbiamo fatto prima, clicchiamo sul pulsante tele, questo qua in basso, e entriamo nella schermata widget. Allora, selezioniamo questa e poi andiamo appunto a settare il nostro widget del GPS. Posizioniamoci sullo schermo, anzi metto la radio un po' più centrale. Ok. Posizioniamoci come prima su quello col valore RUD, allora DIR era quello, allora quello sulla EACINE il valore di default è RUD, qui è DIR, vabbè poco cambia. Andiamo a selezionare la sorgente, andiamo a cercare verso la fine il GPS. Allora, diciamo che in questo campo possiamo andare a selezionare diversi valori, a noi adesso ci interessa il GPS, quindi dobbiamo cercarci il GPS. Allora, satelliti no, ok, eccolo qui, GPS, perfetto, ok, e qui abbiamo già le nostre coordinate. Allora, qui rispetto alle EACINE è grigio, vediamo che colore diventa quando becca il GPS, ok, perfetto, anche qui è diventato bianco ragazzi, perfetto, qui è stato rilevato il GPS e anche sulla Radio Master abbiamo impostato le coordinate. Niente ragazzi, io vi saluto e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao!